Al San Vito finisce 1-1, classico match di fine stagione giocato sia a viso aperto ma a ritmi tutt'altro che vertiginosi. Le due squadre, come si dice in gergo, hanno già dato in termini di risultati e spettacolo. La partita di andata finita 3-0 da biancorossi lo conferma in modo inequivocabile. Tre pali, la novità, Luigi Otranto, classe 91, arrivato a gennaio dall'Entella, al debutto stagionale per l'infortunio di Narduzzo e la non perfetta condizione causa febbre di Federico Serraiocco, che appunto siede in panchina. Fascia destra assegnata a Giannetti, in mediana Lulli al rientro dalla squalifica, davanti Fiore e Di Paolo Antonio a supporto del tandem tutto fisico Patierno Bucchi. Nel Cosenza Mosciaro e Calderini cominciano dalla panchina. In attacco Cappellacci si affida al tridente chinellato napolano Partipilo. Subito un'insidia per l'11 di Vivarini, tempestiva l'uscita di Otranto sull'incursione di Bigoni, versante opposto cross di Fiore, testa di Patierno al lato di un soffio. Partita vivace, napolano da fuori, sfera che sibila di pochissimo alla destra di Otranto, ma Teramo vicinissimo al vantaggio. Invito di Paolo Antonio, volè di Giannetti, palo e incredibile errore sotto misura a porta sguarnita di Andrea Bucchi. Ripresa, in evidenza il neo entrato Calderini e brivido per la porta di Otranto che capitola all'ottantesimo, spunto e cross di Calderini, tutti a vuoto, Mosciaro non perdona, 1-0 Cosenza, parziale però bugiardo, reazione biancorossa, Speranza prima colpisce una clamorosa traversa, quindi in pieno recupero firma il pari deviando di testa alle spalle di Frattali la punizione magistralmente calciata dal neo entrato Dimash. Il Teramo conclude così al terzo posto una stagione assolutamente da incorniciare.